Cara Costantino, innanzitutto da questo 19° congresso arriva la riconferma a segretaria generale della CISL di Foggia. Un bilancio sulla prima giornata ieri al Teatro Giordano e annunciamo anche i lavori che verranno tenuti in questa giornata di congresso. Certo, intanto speriamo, oggi sapremo se ci sarà la riconferma, perché tutto il gruppo dirigente saranno svolte le operazioni di voto. Però posso dire sinceramente che il bilancio della prima giornata del congresso della CISL di Foggia ha lasciato tutti con grande speranza per gli impegni che sono anche stati assunti dalla importante presenza istituzionale che ha partecipato ai nostri lavori sulle proposte della CISL provinciale, con un grande impegno, io dico anche una grande condivisione, per creare quel tema di cui parliamo da tempo, che sono le famose alleanze. Per noi questo è fondamentale in questo particolare momento, e quindi se è vero che, come dicevo nella mia relazione, il dopoguerra ha visto tutto il paese insieme per una ripresa, una rinascita, oggi è il momento, dopo il post pandemia, di metterci tutti insieme. E la conferma l'abbiamo avuta ieri, dagli appassionati interventi, dagli autorevoli ospiti che hanno detto la loro sulla nostra idea di come vediamo lo sviluppo di questo territorio, mettendo sempre al centro il lavoro, perché dicevo, secondo noi il lavoro è il migliore antidoto anche contro la criminalità, le irregolarità, tutto quello che di brutto abbiamo su questo territorio. Oggi continueremo con i lavori e speriamo che vada tutto per il meglio, con un grande dibattito dei congressisti. Un commento sull'episodio denunciato all'attacco da Michele Cocco, sindacalista, ex sindacalista della CISL, che è confluito nelle ultime settimane in un'altra sigla sindacale, che ha denunciato l'attacco di essersi sentito velatamente minacciato da un messaggio con riferimento al film Il giorno della civetta ad opera dello storico dirigente della CISL Giovanni D'Alessandro. Allora, intanto la libertà di scegliere l'organizzazione nella quale svolgere il proprio ruolo è sacrosanta, quindi se la persona in questione ha deciso di aderire ad un'altra organizzazione avrà avuto i suoi motivi, che possono essere vari. Su questo episodio non mi sento di fare alcun commento, perché per essere proprio sincera non conosco il problema, e non conosco vuol dire che con la mia categoria faremo un momento di verifica e decideremo come procedere eventualmente, o che cosa c'è di vero in tutto questo.